E salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui in questo mio nuovissimo video. Allora ragazzi, Milan batte 5-0 i Wolfsberg, goleada del diavolo rossonero grazie alle reti di Leao, Rebic, Messias, Adli e Gabbia, che con questo 5-0 secco risponde alla cocente sconfitta di qualche giorno fa in Ungheria per 3-2, partita a senso unico stasera, ragazzi. Che cazzo dobbiamo dire di questa partita? Sono le classiche partite estive pre-campionato, classiche partite dove dopo aver vinto stasera non siamo dei fenomeni, così come qualche giorno fa non eravamo dei broccoli dopo la sconfitta in Ungheria. Sono quelle classiche partite estive pre-campionato che vengono utilizzate per mettere minuti, energie nelle gambe dei giocatori. Quindi, ragazzi, va bene gioire stasera dopo questo 5-0, ma neanche troppo. Ricordiamoci che il livello dell'avversario era pur sempre mediocre. Tanto è vero che ha segnato Gabbia, miracolo di Fatima, ha segnato Gabbia, forse il primo gol in tutta la sua carriera da giocatore, Matteo Gabbia. Quindi, ragazzi, figuriamoci. Comunque sia, buonissima la prova di tutti i giocatori che hanno giocato questa partita stasera. Ha fatto una buonissima prova anche Bakayoko, che ha fatto molta densità a centrocampo. Bene Adli, che piano piano sta entrando negli schemi del Milan, del gioco del Milan. Benissimo Brahim Diaz, Leao, il solito Leao, ragazzi. Ma quanto è diventato importante ormai per noi il nostro Rafael Leao, importantissimo. E quindi, ragazzi, chiuso il capitolo di questa partita, parliamo un pochettino di calciomercato. Milan de Ketelaere, fumata bianca. Domani mattina, se non addirittura nelle prossime ore di questa notte, potrebbe esserci la fumata bianca tanto attesa, finalmente De Ketelaere, incrociando le dita, non me la voglio gufare, nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Milan. La somma si aggira più o meno sui 30-35 milioni di euro che andranno a Bruges. E finalmente, ragazzi, questa trattativa era diventata un'agonia. Era diventata un'agonia, anche se ancora non c'è nulla di ufficiale, però la fumata bianca c'è. Bisogna aspettare nelle prossime ore, sperando che vada tutto liscio come l'olio, perché noi chiamandoci Milan, imprevisti, i bastoni distorti dentro il culo sono comunque sempre presenti. Quindi incrociamo le dita, non ce la gufiamo. Se tutto va bene, De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan. Ragazzi, ci serve solo questo Renato Sanchez a centrocampo che vada a completare il pacchetto per quanto riguarda il centrocampo, per quanto riguarda il reparto del centrocampo. Insomma, Renato Sanchez per me sarebbe il sostituto ideale, il sostituto naturale di Frank Kessié. Anzi, a maggior ragione, Renato Sanchez fosse un pochettino più tecnico di Kessié. Quindi speriamo che arrivi anche Renato Sanchez. E poi infine ci serve un quinto difensore che vada a completare il pacchetto difensivo, avendo Tomori, avendo Kalulu, avendo Kjaer che ritornerà e che è ritornato, e avendo Gabbia. Ci serve il quinto difensore e direi che siamo a posto così. Al di là di quello che dicono in tanti, Milan non sta facendo mercato. Ma ragazzi, il Milan il mercato in parte l'ha fatto anche l'anno scorso con i rientri di Pobega, di Adli, Origi a parametro zero. Cioè, ragazzi, il Milan gli acquisti comunque li sta facendo. Non saranno acquisti di primissima fascia, ma gli acquisti Milan li sta facendo e continuerà a farli da qui fino a fine stagione. Quindi calma, ragazzi, perché sento tantissimo scetticismo da parte di alcuni tifosi rossoneri dicendo che Milan non sta facendo mercato,
da quando abbiamo cambiato proprietà, Redbird non sta cacciando un euro. Ragazzi, buona parte degli acquisti li abbiamo fatti l'anno scorso. Siamo campioni d'Italia. Ma che cazzo andate trovando? Cioè, ragazzi, non è che possiamo comprare 150.000 giocatori e poi neanche giocano e spaccare l'equilibrio della squadra e dello spogliatoio. Perché le grandi squadre si rinforzano con una barra due pedine all'anno, che poi non saranno nomi di primissima fascia, ok, ci sta, però ragazzi, il Milan in mercato lo sta facendo. Detto ciò, voglio terminare il video dicendo una piccola cosa a Romagnoli. In qualche giorno fa Romagnoli ha detto che quando il Milan giocava all'Olimpico, Romagnoli si metteva la felpa sul naso e cantava l'inno della Lazio. Allora, mio caro Romagnoli, te lo dico da quattro occhi a due occhi. Dovresti solo vergognarti, brutta merda umana, brutto mercenario che non sei altro. Ti dovresti vergognare, quantomeno dimostrare un po' di rispetto verso il Milan, verso la squadra che ti ha reso capitano e che ti ha dato la maglia di Nesta. Nesta queste cose non si è mai permesso a dirle in intervista, e sicuramente Nesta è molto più laziale di te, mio caro Romagnoli. Tu a Milan hai vinto una Supercoppa italiana nel 2016, hai vinto quest'anno lo scudetto, il Milan ti ha reso capitano, ti ha dato la maglia, i 13 di Nesta, che tu nel 90% delle partite che hai giocato, tu sei sempre riuscito a disonorare quel numero che è stato tanto importante per noi tifosi milanisti per 10 anni. Hai giocato tutte le partite o quasi da titolare nel Milan, nonostante facessi cagate su cagate. E tu, qual è la tua riconoscenza, mio caro Romagnoli? Andare a dire nell'intervista, ma io all'Olimpico cantavo l'inno della Lazio. Dovresti solo vergognarti, perché tu tutto sei tranne che un tifoso laziale. Perché Nesta queste cose non le ha mai dette, Nesta queste cose non le ha mai dette. Ecco la differenza tra un fuoriclasse, un campione e una merda mercenario, giocatore, difensore mediocre come Romagnoli. Ancora me lo ricordo quando venne a Milan, ho il tocco di Zidane e lo stile di Nesta, ma 4 schiaffi nei denti ti avrei dato quando hai lasciato quelle dichiarazioni, brutta merda umana. E con ciò, chiusa parentesi, conclude il video. Ragazzi, se siete d'accordo con le mie parole o meno, fatemi sapere sotto con un bel commento, lasciate un like al video se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi a questo fottutissimo canale YouTube. Ragazzi, dobbiamo arrivare assolutissimamente al primo traguardo dei 100 iscritti sul mio canale YouTube, quindi forza ragazzi, prima di avviare il video lasciate in automatico l'iscrizione e cerchiamo di arrivare il più presto possibile al traguardo 100 iscritti. Detto ciò, un bacione a tutti, il video finisce qui, noi ci vediamo in un prossimo video, magari ci vediamo già domani per parlare di De Ketaleri, se incrociando le dita questa operazione di mercato andrà in porto. Buona serata a tutti e ciao belli!